Devo dirvi la verità, quando stamattina mi sono ritrovato alcune immagini di Luciano Spalletti presente alla Continassa per l'allenamento a porte aperte alla Juventus, ci sono rimasto abbastanza male. Ora vi faccio scorrere qualche video in sovraimpressione perché sono immagini comunque curiose, anche se sono immagini normali, perché stiamo parlando del commissario tecnico della nazionale italiana che va a far visita a una delle squadre più forti e con più tifo in Italia e con tanti calciatori italiani che potrebbero essere aggregati poi successivamente alla nazionale, anche quelli che sono rimasti fuori dalle convocazioni, come per esempio Nicolò Fagioli, Moise Kean e tanti altri che hanno avuto la possibilità appunto di parlare con Luciano Spalletti. Però vedere Spalletti e Allegri insieme, beh, fa sempre impressione perché sono due personalità forti, intanto, due allenatori storici del campionato italiano di Serie A, ma se vogliamo anche agli antipodi. Sono toscani, entrambi, uno di Livorno, quindi un uomo di mare, e uno di Certaldo. Tra Livorno e Certaldo ci sono circa 90 km, quindi un'oretta di mappa, ho appena controllato su Google Maps, e probabilmente all'interno di quel centinaio di chilometri si sviluppano tante, tante differenze. Stiamo parlando di allenatori che comunque hanno fatto, diciamo, la storia del campionato italiano allenando tantissime squadre. Allegri ha allenato il Sassuolo, il Cagliari, il Milan e la Juventus in Italia. Spalletti ha allenato l'Udinese, l'Inter, la Roma, il Napoli. Praticamente ci sono quasi tutte le top squadre del calcio italiano all'interno di questi due allenatori, e ci sono anche tanti, tanti, tanti giocatori di livello. Ora, al momento l'unico giocatore della Juventus che ha giocato in nazionale italiana con Spalletti è stato Locatelli. Abbiamo già fatto un video a proposito, vi ho raccontato anche le mie sensazioni su Locatelli nazionale, su Locatelli della Juventus, le differenze che c'erano con il Locatelli anche di Sassuolo, è un discorso che abbiamo già affrontato. Federico Chiesa non ha giocato perché ha avuto qualche problemino fisico e ci sono degli acciaccati già anche oggi nell'allenamento della Juve. Da quanto ho capito Alexandro è uscito zoppicando, McKennie ha preso un colpo al ginocchio, forse anche Rabiot ha qualche problema, vediamo se riusciranno a smaltirlo tutte queste cose in occasione della partita tra Sassuolo e Juve. Però, dicevo, 100 km di distanza tra i paesi natali all'interno della stessa regione, ma delle differenze abissali. Allegri è da sempre uno di quelli che dice che il calcio è semplice, ha pure scritto un libro con questo titolo. Invece dall'altra parte abbiamo Spalletti che sottolinea come il calcio sia in continua evoluzione, le cose che funzionavano ieri non possono funzionare anche oggi. Abbiamo uno scudetto, quello di Spalletti, vinto con il Napoli dopo 30 anni d'astinenza, e abbiamo invece Allegri che ne ha 25 con la Juve e uno con il Milan, quindi un allenatore che ne ha vinti tanti all'interno del campionato italiano. E mi sono fatto una domanda proprio di fronte a queste immagini che, ribadisco, sono immagini che fanno impressione, anche perché comunque Allegri e Spalletti le ultime volte che si sono incontrati non sono stati particolarmente amichevoli l'uno con l'altro, c'è da dirlo, però proprio perché sono due allenatori che la pensano in modo diverso, quali sono stati i giocatori, parte Locatelli che abbiamo già citato e comunque si parla di nazionale non di club, che hanno giocato sotto entrambi, che sono stati allenati da entrambi questi mister. E quindi sono andato a fare una ricerchina su Transfer Market e oggi è un video un po' diverso dal solito, è un video un po' più di curiosità, di chiacchierata, ma spero che possa piacervi. E prima di iniziare vi chiedo, secondo voi quali sono stati i giocatori che sono stati allenati da tutti e due? Io ne ho trovati 11, e guarda caso per formare anche una sorta di 11 titolare, un portiere e 10 di movimento. Aspetto le vostre risposte qui sotto nei commenti prima di partire, poi magari ce ne sono altre oltre a questi 11 e mi sono semplicemente scappati, e fatemi sapere anche secondo voi chi è il giocatore che è riuscito a conquistare la filosofia sia di Allegri che di Spalletti, perché ce n'è uno, anzi ce ne sono due. Uno di movimento e un portiere in particolar modo che sono riusciti a far innamorare questi due allenatori. E quindi niente, adesso vi mostro un pochettino quella che è stata la ricerca. Ci sono dei nomi che nemmeno mi ricordavo potessero essere stati allenati da uno dei due. Il portiere è Wojciech Szczęsny, perché è stato allenato alla Roma da Spalletti e invece alla Juventus da Max Allegri. Stiamo parlando di 57 presenze con Spalletti e 144 con Allegri, quindi Teccone è il portiere di questa nostra formazione. Oserei dargli la fascia di capitano, essendo un giocatore della Juventus. Poi abbiamo un terzino sinistro che
che è un po' adattato perché non è il suo ruolo naturale, però in questa formazione dovrà fare il terzino sinistro, e stiamo parlando di Kwadwo Asamoah, che ha giocato all'Inter con Spalletti 32 presenze e 0 gol, e ovviamente alla Juventus con Max Allegri con ben 73 presenze senza mai trovare la via del gol, un giocatore che invece con Conte aveva anche trovato un po' di continuità in zona gol giocando esterno alto nel 3-5-2. Ribadisco, il terzino sinistro non è esattamente il suo ruolo naturale, però dobbiamo metterlo lì. Come non è un difensore centrale Luca Pellegrini, però bisognava pur piazzare un difensore centrale che con Spalletti non ha mai giocato, perché nella primavera della Roma era stato aggregato alla prima squadra, 0 presenze e ovviamente 0 gol, però era un giocatore che è stato allenato da Luciano Spalletti e che invece con Allegri ha giocato il primo anno dell'Allegri bis, 21 presenze senza mai trovare il gol, in realtà ne aveva trovati credo un paio annullati tutti e due. E poi abbiamo Mexes, ebbene sì, Mexes, perché Mexes è il giocatore più allegriano e più spallettiano in assoluto, perché con Spalletti 114 presenze e 9 gol quando indossava la maglia della Roma, e con Allegri 73 presenze e 3 gol con ovviamente la casacca del Milan. Lo ricorderete, Mexes fece anche un gol clamoroso con Allegri in panchina, mi pare in una gara decisiva, forse contro il Siena per la qualificazione Champions all'ultima giornata. Poi abbiamo João Cancelo, quindi questa difesa a 4 si riempie di qualità. Cancelo, che è stato allenato da Spalletti all'Inter, 26 presenze e un gol per il Cancelo di Spalletti, e invece 34 presenze e un gol per il Cancelo di Max Allegri. Entrambi l'hanno avuto per una sola stagione nella rosa dei giocatori a disposizione. Poi abbiamo Leandro Paredes, che è stato allenato l'anno scorso da Allegri, lo ricorderete, 35 presenze e un gol in maglia Juve, e invece la Roma con Spalletti 27 presenze e 3 gol, giocatore che poi è tornato nella capitale proprio quest'estate. Abbiamo un giocatore che sicuramente non mi ricordavo, devo essere onesto, perché ricordavo la sua presenza sia alla Roma che al Milan, ma non me lo ricordavo nell'annata di Max Allegri. Sto parlando di Alberto Aquilani, che è stato un giocatore importante per la Roma prima della cessione al Liverpool, con 72 presenze sotto Spalletti e ben 9 gol che appunto gli sono valse questa chiamata in Inghilterra. Invece al Milan ha giocato soltanto una stagione, 31 presenze e un gol sotto Max Allegri, dopo essere passato pure dalla Juventus senza particolare fortuna. E poi troviamo un giocatore storico ormai per il campionato italiano, quanto più per ragioni extracampo, non cioè in realtà di campo, ma è diventato famoso per un episodio in particolare, e cioè sulle ali Muntari, che è stato allenato ovviamente da Massimiliano Allegri al Milan con 52 presenze e ben 10 gol. Muntari era diventato un vero e proprio perno del centrocampo di Max Allegri, potrebbero essere 11 in realtà i gol di Muntari, considerato anche quello che aveva fatto la Juventus e che non è stato convalidato. E Muntari invece è stato allenato da Spalletti all'Udinese, quindi all'inizio della carriera in Serie A di Spalletti, all'inizio della carriera in Serie A per Muntari, 68 presenze e 2 gol, un giocatore che comunque è stato abbastanza utilizzato da entrambi. E poi abbiamo Miralem Pjanic, che Spalletti ha avuto soltanto per 6 mesi quando torna alla Roma in corsa a gennaio, quindi 17 presenze e comunque 3 gol sotto Luciano Spalletti per Miralem Pjanic, e invece un giocatore utilizzatissimo da Max Allegri con ben 135 presenze e ben 19 gol. Quindi stiamo parlando di un giocatore molto molto importante per la Juve, un giocatore molto molto importante per Massimiliano Allegri. E poi abbiamo El Shaarawy, è un giocatore che è stato utilizzato da Spalletti alla Roma, 48 presenze e 16 gol, quindi ha segnato anche tanto 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 con Spalletti, ancora meglio ha fatto con Allegri, non tanto per rapporto quanto per reti segnate, perché in 81 presenze di El Shaarawy al Milan sono stati 24 i gol segnati dal Faraone. E poi abbiamo Andrea Petagnone, che è stato utilizzato 24 volte da Spalletti al Napoli con ben 3 gol, ben 3 perché comunque Petagna non l'ho mai considerato sto gran fenomeno, e invece con Allegri soltanto 2 presenze quando Petagna era ancora nella primavera del Milan e 0 gol. Petagna che è esordito anche mi pare in Champions League sotto Massimiliano Allegri. Quindi se vogliamo i due giocatori più utilizzati da questi due tecnici con una mentalità così differente sono appunto Szczęsny e Mexes, quindi sono i due giocatori di riferimento che vanno a incrociare le due filosofie. E poi ci sono
una nota di merito secondo me va fatta per Muntari, e il bomber per tutti e due invece che è stato Stefano El Shaarawy. Quindi possiamo andare a creare questa sorta di albero di Natale, di, non lo so, ancelottiana memoria, diciamo così, in cui Asamoah fa il terzino sinistro, Pellegrini fa il difensore centrale, Pjanic ed El Shaarawy invece giocano alle spalle di Petagna. Sarebbe interessante capire questa squadra allenata da Spalletti, allenata da Allegri, dove potrebbe arrivare in Serie A. Mi sembra una squadra di chissà quali fenomeni, però credo che sia stato divertente andare a ricercare queste informazioni. Quindi fatemi sapere qui sotto se vi ricordavate tutti questi 11 giocatori, se me ne vengono in mente altri, e niente, fatemi sapere se le sapevate queste cose, perché mi sono divertito a fare un video diverso dal solito.